Ciao a tutti, siamo agli ultimi preparativi di Natale e non possono assolutamente mancare dolci tradizionali. Quindi voglio condividere con voi la ricetta dei mostaccioli morbidi al cioccolato. Con questo auguro a tutti buone feste! g di farina 00 Molino Chiavazza, 120 g di fecola di patate, 40 g di cacao amaro, 4 tazzine di caffè, 175 g di miele millefiori, 150 g di mandorle tostate, 110 g di olio di semi, 150 g di zucchero eritania, 30 ml di liquore strega, cannella, buccia d'arancia grattugiata, mezza bustina di lievito e cioccolato fondente. Per iniziare, trito grossolanamente le mandorle tostate. Sulla spianatoia setaccio la farina 00 e poi la fecola di patate, quindi il cacao amaro. Accendo una fontana e al centro vi verso lo zucchero, le mandorle che ho tritato, e mischio velocemente per ricrearmi la fontana. Aggiungo l'olio di semi, la strega il caffè il miele e poi la cannella. La buccia d'arancia e il lievito. È un impasto facilissimo perché si mischia tutto insieme. Lavoro con le mani e se il composto si attacca aggiungo un po' di farina. Quando l'impasto è pronto lo lascio riposare mezz'ora. Ora lo stendo con il mattarello a 1 cm circa e ritaglio dei rombi della grandezza che preferite. Se avete la formina usate quella, altrimenti procedete con un coltello liscio. Sistemo i mostaccioli su una teglia con carta forno e li cuocio a 180 gradi per 6 minuti. Dovranno rimanere ancora un po' morbidi, altrimenti raffreddandosi induriranno troppo. Li porto su una grata e li lascio raffreddare bene. Intanto sciolgo a bagnomaria il cioccolato fondente e quando i mostaccioli saranno ben freddi, li cospargo di cioccolato.